che si merita, affrontando i problemi con grande disponibilità e con grande trasparenza. C'è il dispiacere, l'amarezza, la tristezza. Io appartengo intanto alla grande famiglia del calcio, quindi non mi nascondo dietro un ruolo che è quello di presiedere la Serie B, e quindi questi sono sentimenti che vanno al di là delle responsabilità. Nei confronti dei tifosi, prima di tutto, nei confronti di chi lavora dentro il Parma, e non sempre ci sono categorie tra virgolette protette. Ci sono tanti collaboratori che non si vedono mai, ma che comunque consentono una squadra di calcio di essere ciò che è, e hanno poche tutele, quindi il pensiero va anche a loro, così come va una città, per quella parte di città che si fa appassionare, si fa prendere dal calcio. Poi ce n'è tanta parte delle città, delle nostre città, che guardano altrove, quindi per loro a volte il calcio ha la sensazione che sia più un problema che un'opportunità. L'autocritica però non basta, perché un secondo dopo l'autocritica che dobbiamo fare, stiamo facendo, ritengo, di più chi meno, chi con i propri strumenti culturali, con il proprio linguaggio, un secondo dopo bisogna trovare delle soluzioni, e comunque per il futuro, perché non c'è bisogno di arrivare sempre a fare l'autopsia. Bisogna, come ho detto in tante occasioni, noi dobbiamo appassionarci all'idea di trovare il modo di fare le diagnosi preventive di tutte le patologie, di quelle più pericolose soprattutto. Quindi mi auguro che nei prossimi giorni, oltre che trovare il modo di accompagnare il Parma in modo chiaramente corretto, lecito e leale anche nei confronti di chi invece si comporta amministrativamente in modo corretto, mi auguro che si riesca a capire come, iscrivendo al campionato le squadre in modo più puntuale, più razionale, certe situazioni non succedono più. Dopodiché c'è un campionato che deve terminare, ma c'è un campionato che deve mantenere il suo profilo regolare, e io sono convinto che il gioco di squadra, dove nessuno si potrà tirare indietro, compreso il sottoscritto, porterà delle soluzioni, ma non c'è soluzione temporanea che non debba determinare un cambio radicale di regole, perché abbiamo bisogno di credibilità, e la credibilità passa anche per questi aspetti. Grazie.